Ragazzi, buongiorno, dal vostro Zipo Tester qui Carmelo. Allora, oggi vi parlerò degli ultimi aggiornamenti che riguardano lo Zipo. Allora, ormai da qualche mese la situazione è alquanto semplificata. Lubos Zibek, insieme al suo team, ecco, vedete qui AeroSim, Dr. Gleck, AudioBird, stanno rilasciando ormai delle versioni complete, quindi diciamo con già all'interno tutto quello che serve, per cui la situazione adesso è molto, molto semplificata. Quindi basterà scaricare nelle varie versioni, si chiamano full package. Vedete, adesso è arrivato la 330i. Basterà scaricare un full package e semplicemente andarlo a inserire nella cartella Aircraft di Xpeng per avere un aereo già completo con tutto ciò che serve. Al massimo, a parte eventualmente, andrà scaricato. L'unica cosa che andrà scaricata a parte è semplicemente il terrain radar. Qualora vi servisse, c'è il link, e l'AVI-TAB, che sono invece i file del tablet, anche qui con questo link. Questi vanno semplicemente poi scompattati e inseriti nella cartella plugin del vostro Zibo. E quindi l'installazione, diciamo, manuale originale dello Zibo ormai è veramente semplificata, per cui basterà andare quindi nella pagina di download di Zibo per trovare le varie versioni. Ecco, notate come il full package hanno comunque dimensioni di almeno 1 GB, a differenza di questi qua che sono da 2 mega o 6 mega, sono poi gli aggiornamenti che lui rilascia praticamente ogni sera. Però a noi non ci interessa. Io in questo momento sono fermo alla versione 330B Bravo, ed è l'ultima che ho testato e che è abbastanza stabile. Ho scelto la 330B, e poi vi spiegherò più avanti nella seconda parte anche perché. Quindi basterà semplicemente scaricare un full package e inserirlo nella cartella Aircraft. Ci vediamo nella seconda parte. E vi spiegherò poi l'installazione invece avanzata dello Zibo con la RG Mod, con la patch grafica.